Ciao amici di Star Casino Sport, qualche giorno fa nelle mie stories vi avevo detto che avrei fatto un video divertente sulle tipologie di tifosa, quindi ho preso anche un po' di vostre idee ed ora vedrete le 5 tipologie di tifosa in maniera ovviamente molto super ironica, spero di farvi divertire e poi fatemi sapere ovviamente in quale tipologia vi ritrovate e se il video vi è piaciuto. Ci ha provato Stefano Sensi. Erickson. Young. Ma quindi che film c'è su stasera? Ma che film? Sto vedendo la partita dell'Inter, cioè, lo sai che quando c'è l'Inter... Ah, quindi mo ci dobbiamo vedere tutta... Poi, cioè, tu... Hai detto che ne capisci di calcio, con tutti i pronostici che hai indovinato, non credo sia un problema, eh? No, infatti io calcio meraviglia, so tutto proprio. Perfetto. A few moments later. Oh, è gol! Ma che sta dicendo? Ha fatto autogol, l'abbiamo buttato nella nostra porta. Vabbè dai, oh, guarda il lato positivo. Almeno uno ce l'ha fatto tirarlo in porta, no? Sì, no. Meglio che niente. Vai, passala! Sì, vai! Prendila! Sì. Prendila! La prendo sicuro, cioè guarda che gonna! Oh. A few moments later. Ma stai seguendo, Ludo? Sì, sto seguendo. Siamo in vantaggio, no? Ma che hanno pareggiato! Ma io intendevo in vantaggio, nel senso che stiamo giocando meglio, no? Vabbè. Oh, guarda che scarpe! Ma sono devastanti. Cioè, io questo qua le prendo sicuro, cioè. Sì. Mamma mia, bellissimo. Guarda questo maglione, è bellissimo. E con questo sono esattamente 15 capi di movimento che mi arrivano la settimana prossima. Oh, mamma mia, che bella serata. Tu non guardi più la partita con me. Fantastico. Bella, eh? Bellissima. Pronto? Stasera pizza alla Giulia. Stasera. Ma sapete chi gioca stasera? Cioè voi lo sapete chi gioca stasera? Cioè stasera gioca la Roma, ma secondo te io mi sposto di casa? Io devo stare a casa a guardare tutta la partita, non mi manco per un nessun motivo, tutti i soldi del mondo, io non mi sposto. E facciamo domani, eh. Ciao, dai che stai prendendo. Ciao. Allora, che sta iniziando? Allora, io l'altra volta ho seduto così, con la gamba qua, la mano qui, questo qua. Io qua non mi muovo, non mi muovo. No, dai, non ci credo. No, ma chi è? Io non apro, io devo stare qua così, ferma. Va bene. Vabbè, dai, che sarà mai? Un minuto, mi alzo, vado. A few minutes later. Ma io lo sapevo che se mi spostavo segnavano gli avversari. Ah, sono qui lì, mi metto così. Ma vieni, hanno segnato, vedi, lo sapevo! Grande, dai! Sì, vedi, lo sta ferma così, ferma. Figurati se l'arbitro fischia a nostro favore, no, ovviamente fischia a favore degli avversari, perché quest'anno non c'è una partita, dove becchiamo un arbitro che fischia a nostro favore. No, sempre a favore degli avversari, complimenti. Poi gli arbitri, sono tutti, insomma, santi, certo, sempre a favore degli altri, chissà come mai. Calcio di rigore. Ma come calcio di rigore? Ma dove lo vedi il rigore? Cioè fatemi capire dove lo vedete il calcio di rigore. Cioè no, io voglio capire dove è il calcio di rigore. Adesso voi mi fate rivedere al VAR, perché visto che l'abbiamo inventato, questo VAR servirà a qualcosa, no? Ecco, rivediamo un attimo dov'è sto calcio di rigore, perché io sono proprio curiosa di vedere dove cavolo è il rigore, che per me non c'è stato proprio. Ma com'è che si fa a difendere in questo modo? Sì, ma è normale, eh? Perché passare questa fantomatica difesa a 3? Cioè, se non hai gli uomini con le caratteristiche giuste per giocare a 3, con la difesa a 4, sei molto più coperto in fase difensiva. Cioè, soprattutto sugli esterni, dove praticamente abbiamo preso 2 gol uguali, identici. Cioè. Ma dai, ma che sfiga prendere gol così. Sì, però, cioè, non è proprio così sfiga come la chiami tu, eh? Se ci fissiamo sulla partenza dal basso, ogni volta rischiamo di prendere gol.
Sì, ma questo gioco comunque ha sempre funzionato. Certo ha funzionato, ma oggi manca il portiere che è bravo con i piedi, il centrocampista che viene a prendere palla e smista il gioco, oltre che il difensore centrale che più di tutti sa impostare il gioco. Cioè oggi proprio non potevamo permetterci di giocare così. Sì, ok Ludo, ma non è che stiamo giocando contro l'Inter primo in classifica. Sì, ma stiamo giocando con una squadra con il PPDA più basso di tutte, che è l'8.12% per l'esattezza. Ciò significa che è la più abile nel recupero nell'area avversaria della palla. Era anche prevedibile, quindi, prendere gol per disattenzione. Ma... cosa? Scusa, non sai... E tu appartieni a questa tipologia o conosci qualcuno che ci appartiene? Taggalo qui sotto nei commenti e facci sapere se il video ti è piaciuto.